Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo le tanto discusse dal Prop Fold. Se volete acquistarle, come sempre, vi lascio il link in descrizione. Come riportato nella confezione, troviamo due eliche con senso orario e due con senso antiorario, quindi un set completo per far volare il nostro drone. Le Fold sono presenti in una grande varietà di colori, io ho preso queste rosse, ma ci sono anche verdi, blu, viola o grigie. Ogni elica è composta da tre pale e due supporti. Prima di montarla assicuratevi che le pale siano tutte uguali. Assemblarle è molto semplice. Questa è la parte superiore e questa è quella inferiore. E il verso giusto delle eliche è questo. Una volta assemblate, il peso delle eliche è di 4,2 grammi. Io direi di fare subito un thrust test e di confrontarle con le GPRC 5040 che uso di solito e le HQ Prop 5045 che sono tra le più usate per freestyle. Per il test userò questi T-Motor 2207 e una CNHL 6S da 100C. I risultati dei test parlano chiaro e non sono di certo buoni. Le prestazioni delle Fold sono paragonabili alle GPRC 5040 in quanto hanno un thrust pressoché identico al 50, 80 e 100%. La grossa differenza è il consumo in ampere, mentre le GPRC arrivano ad un picco di 33,8, le Fold arrivano addirittura a 41,7, con uno scarto di quasi 8 ampere. Questo valore su delle eliche da 5 pollici è tantissimo, infatti l'efficienza delle Fold si attesta ad un pessimo 1,65, il valore più basso che abbia mai registrato facendo dei test su eliche motori. Per capirci, questa elica ha delle prestazioni come le 5040, ma dei consumi superiori anche alle 5045. I problemi non finiscono qui, il particolare meccanismo di queste eliche le rende più alte della media. Questo fa sì che il dado non riesca a scendere completamente nell'albero motore. Un altro problema che ho notato è che le eliche tendono a rovinarsi in questo punto della pala. Questo capita quando le eliche toccano tra loro o vanno a sbattere sul supporto in plastica. In conclusione, mi sento di sconsigliare queste eliche in quanto sono risultate deludenti sotto tutti i punti di vista. Non dico che magari non possono darvi un buon feeling di volo, ma i risultati dei test sono pessimi. A mio parere potete considerarle soltanto se la loro peculiarità di avere le eliche pieghevoli per un qualsiasi motivo vi risulta proprio indispensabile, in caso contrario c'è di molto meglio. Questa era la mia recensione delle Dal Prop Fold, se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.